Io sono là, Gesù Cristo è qua. Egli è presente, è in mezzo a noi. E noi vogliamo avere un incontro con Lui. Lode Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Glorifichiamo il Suo nome. Innalziamo il Suo nome. Attiva la fede. Riconosciamo. Gloria a Gesù Cristo. Signore Padre, tu sei degno di essere lodato e glorificato. Innalzato, Signore, sopra ogni cosa. Solo tu, Padre. Solo tu, Gesù. Solo tu, Padre, hai compiuto l'opera della croce, Signore. Tu hai pagato il prezzo per noi. Tu hai versato il tuo sangue, Signore. E noi siamo grati, Signore. Noi ti riconosciamo, Signore, riconosciamo l'opera che tu hai compiuto per noi. Lode Gesù Cristo. Grazie, Signore, che sei venuto e hai pagato il prezzo del peccato. Grazie che sei venuto per liberarci dal potere delle tenebre. Ci hai liberato dal peccato. Lode Gesù Cristo, Signore. Noi ti adoriamo, ti lodiamo e vogliamo, invochiamo il tuo spirito, Signore, in noi e in mezzo a noi. Gloria a Gesù Cristo, gloria a Gesù Cristo. Santo, 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 santo è il tuo nome. Gloria a Gesù Cristo, Spirito Santo. Alleluia, alleluia, gloria a Gesù Cristo. Alleluia, alleluia. Hiratai kinio sorotanako. Accomodati. Alleluia, alleluia. Gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Degno, degno, degno. Hiratai kinio soro konoto usharatanaka hisaratanaka Chiudiamo i nostri occhi, preghiamo il Signore. Alleluia, alleluia, Spirito Santo, Spirito Santo. Gloria a Gesù. Hishiri tinekia, horre tenea. Alleluia, alleluia, alleluia. Gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Spirito Santo, gloria al tuo nome, Padre. Gloria al tuo nome, Signore. Alleluia. Santo, santo, santo sei, Signore.
sei Signore. Santo, santo, santo sei Signore. Santo sei Signore. Alleluia, gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Io vi dico in verità che tutte le cose che avrete legate sulla terra saranno legate nel cielo, e tutte le cose che avrete sciolte, tutte le cose che avrete sciolto, sulla terra saranno sciolte nel cielo. Alleluia. È un potere che Dio vuole dare ad ognuno. Il potere di Dio, il potere del regno. Potere del regno di Dio, Dio lo vuole affidare. Sei tu pronto a ricevere questo mandato? Ci credi? Per riceverlo bisogna credere. L'accettazione si fa attraverso la fede. Alleluia. E vi dico anche in verità, e vi dico anche in verità, e anche vi dico in verità, se due o tre di voi sulla terra si accordano a domandare qualcosa, qualsiasi cosa, quella sarà loro concessa dal Padre mio che è nei cieli. Guarda che potere. Lode Gesù Cristo. Io quando vi chiedo, e voi avete una richiesta, ogni tanto no, perché così è scritto. Se tu hai una richiesta, sei solo, sola, solo o sola, io sono con te, con la tua richiesta. Perché dice così qua, che se due dice si accordano a chiedere, quella sarà loro concesso. Lode Gesù Cristo. Ed era il potere della preghiera. Mi dice, ma cosa? Qualsiasi cosa. Qua dice qualsiasi cosa. Inerente, secondo la sua volontà. Noi vogliamo chiedere, questa sera vogliamo chiedere per noi, per la nostra vita, per le nostre famiglie. Avete qualche bisogno, qualche richiesta? Noi vogliamo chiedere come Chiesa che ci sia giustizia, diciamo, amministrativa, eccetera. Noi chiediamo che ci sia la liberazione. Noi chiediamo il potere di Dio. Noi chiediamo che tutto ciò che è negativo vada via. Lode Gesù Cristo. Io voglio chiedere la guarigione delle anime, la liberazione, la salvezza. Lode Gesù Cristo. Dice, se due si accorda, voi siete d'accordo con me? Che meraviglia, io sono d'accordo con te. Se tu hai una richiesta lecita, corretta davanti a Dio, io sono con te. Lode Gesù Cristo. Quindi questa sera vogliamo pregare il Signore insieme per i bisogni prima dell'opera. Dice, dal bene del tuo prossimo dipende il tuo bene.
Ecco perché tu vedi dei cristiani impegnati, perché sono impegnati a fare la volontà di Dio, perché è volontà di Dio. Volontariato non è un frutto della 266 del 91. La 266 del 91 è una legge quadro sul volontariato. Ma il volontariato è l'espressione del cristianesimo, il frutto della parola dentro di noi. E se ama il tuo prossimo come te stesso, dice, il secondo è simile, ama il tuo prossimo come te stesso, ma prima viene il primo. Ama il tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutta la tua mente. Gloria a Gesù Cristo. Alleluia. Gloria a Gesù Cristo. Alleluia. Spirito Santo. Coro. Alleluia, gloria a Gesù Cristo. Spirito Santo, tu sei degno, Padre. Solo tu sei degno. Alleluia, gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. E continua poi e dice: se due di voi si sulla terra, sei sulla terra, c'è qualcuno su Marte, scendi sulla terra, sulla terra, pianeta terra, lode Gesù. Vedi, Dio, cioè questo è l'Evangelo, questa è la buona notizia. Marx dice
diceva, ho detto una fesseria, diceva, perché proprio è morto Marx. Era morto pure quando era vivo. Dice che la religione è l'oppio dei popoli. Dice, ora vi state oppiando, dice, vi state drogando. No, una grande menzogna, una grande menzogna. Io ero uno di quelli che ci credeva, poi ve ne parlo perché io ero convinto che era, diceva cose sagge, me pento, ma proprio, è tipo quando uno vomita il veleno. Io ho vomitato tutto il veleno che avevo ricevuto negli anni, nel tempo. Io, via. Niente. Mi pento. Io sono di Cristo, Gesù Cristo. Se tu mi fai un prelievo, no, la mattina facciamo un prelievo, vediamo come siamo. Vediamo come sono le analisi. Dice che c'è nel mio, io ve lo dico per fede, Gesù Cristo, cioè il DNA spirituale, no? Per me se c'è qualcosa di, ditemelo, che io mi faccio purificare. Io voglio solo Gesù Cristo, cioè, flebo di Gesù Cristo. E stasera è come se noi siamo esposti alla sua presenza, alla sua parola. Dice la sua parola quando arriva è una potenza, la sua parola è potenza, è vita. C'è il seme della vita nella parola di Dio, fratelli, stimiamo la parola, perché se non sappiamo la storia, c'è la partita. Però se tu stimi che la parola, perché no, alcuni non sanno, dice il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza, lo dice in Osea, la mancanza di conoscenza. Dice tanto, te riuniamo dopo, pastore. Ma se noi abbiamo stabilito ora un incontro con Gesù e lui è qua, che tu che gli dici? Cioè che gli dico io? Gesù, mi devi avere, come dice una vecchia traduzione, mi devi avere abbi scusato, perché ho preso un buoi, un bue, dice uno, ho preso un bue e lo devo provare. Un altro dice, guarda, mi devi abbi scusare, perché devo prendere moglie. Dice, quando verrà il regno di Dio, no? Dice, quando, com'è il regno dei cieli? Avvengono pure queste cose, dice no, alto, signore, aspetta, perché abbiamo un impegno. Luigi, abbiamo una saldatura, signore, dice no. E che gli dice? Oppure, noi abbiamo stabilito, signore, noi ore 19:30 vogliamo avere un incontro con te. Lui sa che dice? Ok, io sono là. Io sono là. Questo dice, lui è presente. Ed è qua per riempire, per dare. Egli può trasformare le cose naturali. Cioè il miracolo, sapete qual è? Che se tu credi, cioè la fede nella sua parola può trasformare tutto ciò che è naturale, tutto. Per esempio, tu hai bisogno delle porte aperte, portoni, porte, eccetera. Lui ti può fare vedere quello che tu prima non vedevi. Allora io vi racconto, accomodatevi, perché ci sono sorelle e sorelline che i mari, perché noi facciamo il culto seduto e loro sono là. Alleluia. Gloria a Gesù Cristo.
Spirito Santo. Vi stavo dicendo? Che vi stavo dicendo? Porte e portoni. Tu vuoi che... Dice, ma io non vedo la via d'uscita. Quante volte noi nei problemi non vedi la via d'uscita? Quante volte? Non vedi soluzione ai problemi, è vero? La verità, pure io. Soprattutto quando uno è preso dall'ansia, l'ansia. Dice, non vede la soluzione, proprio offuscato. Vero? Sapete che io vi racconto la mia testimonianza, non so se qualcuno pure lui l'ha vissuto. Molte volte ci sono dei problemi, noi affrontiamo problemi che non c'erano nel vademecum del pastore, non c'erano, perché non c'è un vademecum, quindi nel vademecum, cioè nella Bibbia dice tu prega, invoca lo Spirito Santo che io sono con te, ti libero, ti guido, ti aiuto. E molte volte ci sono dei problemi che tu non sai, non trovi. Dici, ma non mi era mai capitato, un problema nuovo. Lode Gesù Cristo. Io molte volte vado a letto pregando il Signore dentro di me, chiedendo a Dio la soluzione. Signore, dammi una soluzione. A volte anche di cose materiali, tecniche. Sapete che poi mi sveglio durante la notte e do fastidio, cioè sono pesante perché mi sveglio. È perché, come sai, quando ti arriva la posta elettronica, no? Ti arriva il bip, bim, dice, tu hai fatto la richiesta, poi ti è arrivata la risposta. Mi sveglio. È come in un canto, tutto chiaro. E capisco, è il Signore. È il Signore che è intervenuto e mi ha aperto la mente, mi ha dato la risposta. Signore, grazie. Ti è mai successo? Mai? Inizio, non sono il solo. Vedi? Egli vuole intervenire in ognuno di noi, con ognuno di noi. Non ci vuole fare vivere da disperati su questa terra, sapete? Non è vero che il cristiano deve essere povero, senza scarpe, scalzo. Io mi ricordo, questa è una testimonianza personale, no? Mio papà fu toccato da una malattia che poi lo portò alla morte. Lui era convinto prima, poi ha conosciuto il Signore all'ospedale. E mi ricordo, lui aveva fatto una promessa a quello che lui conosceva. Dice, io andrò a piedi, scalzo. Alla Madonna della Montagna andrò, dice, se lei mi fa la grazia. Poi mi hanno parlato del Signore ed era diventato che lui vedeva demoni dappertutto, vedeva idoli. Lode Gesù Cristo. Dio non si compiace dei sacrifici, egli vuole che noi conosciamo la verità, perché ciò che ci salva è la sua parola. Egli ci salva. Ci salva per l'eternità e nel tempo che siamo qua ci vuole fare vivere, non da, perdonatemi, non per offendere, ma per un fatto culturale, non come i francescani. Io rispetto che quelli hanno fatto voto di povertà. Quella è. Ma il Signore non era povero, sapete? Vi do una notizia, se qualcuno non lo sa. Gesù non era povero.
dice che era sostenuto, c'erano delle donne che lo sostenevano. C'era anche un certo Giuseppe d'Arimatea, un uomo giusto. C'erano persone che avevano fede, lo sostenevano. E dice che le sue vesti furono tirate a sorte. Sapete perché? Perché erano di valore, di valore. Perché era vestito bene e il suo vestito era di grande valore. Quindi non era uno straccione. Lode Gesù Cristo. E lui per noi non vuole che noi siamo degli straccioni, che viviamo poveri. Poi se ci sono quelli che vogliono fare voto di povertà, che devi fare? Ma io non posso predicare il voto di povertà. Io devo predicare la sua parola, e la sua parola dice che se noi la viviamo è prosperità. Io ho detto a Karim, benedicimi. Perché lui sa, no? Io con lui ho un rapporto, lo conosco dal 93. Lui ci chiamava a me, a Demetrio, andare a prenderlo, che lavorava di fronte alla villa, perché ci aveva scambiati per tassisti. Siccome si era convertito, dice, giustamente, dice, dobbiamo andare. Dice, venite e prendete, non è che dice, fratello, puoi venire. Oh, dice, devi venire. Bello carino. Che all'inizio della fede sembra che uno, cioè le anime, sembra che ti facciano un favore che vengono. Io dico, Signore, ma se ci sono anime che servono, che hanno zelo, perché vuol dire che hanno capito qualcosa più di me? O no? Se tu vedi un fratello che ha zelo, che serve, che si impegna in maniera incredibile, vuol dire che ha capito qualcosa di più di te, 100%. Ecco perché vanno onorati coloro che esprimono la fede, vivono la fede, vanno onorati. Dice addirittura quelli che in mezzo a voi, che sono chiamati al ministero, sono degni di doppio onore. Cioè vanno onorati quelli nel ministero doppiamente. Ma dobbiamo onorare chi onora il Signore, chi ha fede nel Signore. Io, a me mi fanno emozionare quei fratelli, quelle sorelle che sono per il Signore incredibilmente, hanno un impegno incredibile. E qua in mezzo a noi ce ne sono diversi. Non li voglio elencare perché se mi divento qualcuno, focu meu. Accendo una guerra, perché quelli che non nomino, c'era una sorella che ora non c'è in mezzo a noi, solo perché ho nominato, dov'è? Stasera non c'è Fortunato, solo perché ho nominato a Fortunato una sera e gli ho detto, Signore ti benedica, poi se n'è andata dalla chiesa, la storia, a me non mi nomina mai, basta, non faccio più nome. Lode Gesù Cristo. Ma mi fanno emozionare le sorelle, i fratelli che con cuore puro, aspettando la remunerazione del Signore, si impegnano, ma anche nelle cose piccole. Io vedo al fratello Anthony, per esempio, con le piante. Lui le prende e una parte le mette in alto, ma con un impegno incredibile. C'ha uno zelo, perché queste povere piante dice hanno a stare fresco, se stanno al sole. Guarda, gli faccio il fresco. Detto Anthony perché se no non entrano, non si offendono gli altri. Se no, ma a qualcun altro si offende.
se no le sorelle inizia. Sono inguaiato. Tutte brave siete. Però voi avete la remunerazione. Vivrete, non vivrete, vivete, non vivrete, dice sorella, non ti preoccupare che il Signore ti darà. No, il Signore ti sta dando. Amen. È vero? Amen. Tita, tu stai ricevendo? Tita, e ogni tanto ci dico, Tita, state a casa, riposate, no? Io glielo dico non perché non la... glielo dico per provare il suo spirito, per vedere che posizione è. Pastore, oppure se gli dica a me fermati, ma no, Tita dice, Tony, pastore, se io sto a casa, perché è stata qualche giorno, non ora, prima, a casa, è tornata, è vero, depressa. No, che io dico, è così, è vero, Giovanna, è vero, yeah. Io dico, Signore, benedici, grazie per questi esempi, non sono piccoli, grandi esempi di fede. Io ho spiegato, no, alle anime, è un impegno, no? Se tu lo fai con cuore, con fede, tu hai la remunerazione, cioè tu lo vivi, non guarda domani, tu avrai tutti i giorni. Il Signore sai com'è, dice che la paga è giornaliera. La paga è giornaliera. Se tu servi il Signore, Lui all'orario. Se tu servi il Signore, se oggi l'hai servito, Lui all'orario del pagamento ti paga. Ta. Non resta indietro. Ma la paga del Signore, sai com'è? Non è... qualcuno dice benedicimi in euro, non è, può anche essere in euro o in dollari oppure yen, non sappiamo. La paga del Signore vale molto di più, vale molto di più. Tu la vita quanto la valuti? Hai una tariffa oraria? Lode Gesù Cristo. Lui tutte le sere stacca la remunerazione. Hai servito il Signore oggi? Oggi per te c'è la remunerazione, non domani, fra un mese, no, poi dice cattivo pagatore, si dimentica, non paga. Un mese dopo, no, è subito, servi oggi non hai servito e non può staccare. Non hai fatto nulla per il Signore? Hai fatto? E allora, remunerazione, che vale più della paga, della paghetta, eccetera, eccetera, eccetera. Gloria a Gesù Cristo. Un giorno mi disse il pastore, Tony, non chiedere mai il denaro, perché può darsi pure che te lo dà il denaro, sì. Ma che ti serve? Quello che ti deve dare è quello che il denaro non può comprare. Basta che ti dà, chiedegli la sapienza. Tu diventerai più ricco, più... e potrai fare l'opera di Dio. Chiedegli quello che umanamente non si può avere. Perché quello che Egli ti dà, poi produrrà pure quello. Lode Gesù Cristo. Vogliamo chiedere al Signore i doni maggiori? Vogliamo chiedere, non per spendere, pastore, moruno in euro,
Questo è quello che tu, la tua remunerazione, l'euro, te saludos, questa è la tua paga, l'hai stabilito tu. Lode Gesù Cristo. Dice, io voglio la vita, la sapienza, l'intelligenza, lo spirito. Se Dio ti dà lo spirito, la sapienza, cioè tu hai tutto. Se tu hai le capacità, vinci qualsiasi concorso, superi qualsiasi prova, o no? O no? Dio ci vuole rendere grandi, sapienti. Io questo ho visto, fratelli, io... Se tu ti fai toccare, egli ti fa vedere cose incredibili, ti apre la mente. Guarda, sai che significa? Ti vivifica, ti rende una stella, uno splendore, un astro. Lode Gesù Cristo. Basta che tu lo vuoi, basta che tu lo desideri, basta che tu ci credi. Se tu sei disponibile a credere nella sua parola e a metterla in pratica. Lode Gesù Cristo. Poiché dove due o tre sono radunati nel mio nome, io sono qua nel nome di Gesù Cristo. Qui sono io in mezzo a loro, cioè ha detto Gesù, io sono là, Gesù è qua. Allora Pietro, accostatosi, gli disse, vedete, io in Pietro ho sempre visto un fratello dal desiderio di volere cambiare. Pietro, accostatosi, gli disse, Signore, quante volte, peccando mio fratello contro di me, gli perdonerò io? Fino a 7 volte. La storia. Io. Basta. A me non mi devi mettere con quell'anima. Cioè, Pietro era disponibile sino a 7 volte. Ci sono quelli che manco una volta, no, pastore, ti raccomando, non mi mettere con quello, manco una volta, ma una volta, no, manco una volta. Dico io, ma ci sono condizioni, almeno Pietro, dico, la storia. Lode Gesù Cristo. Quante volte, Signore, gli perdonerò io? Fino a 7 volte, cioè almeno. Io mi pareva che era, io ero convinto che era proprio intollerante. No, ma io ho conosciuto il peggio di Pietro. Nella mia vita, sino ad oggi, spirituale, cristiana, io pensavo che Pietro, ecco io Pietro, Mizzica, oh, ne ho conosciuti peggio. Zero. E io gli dico, ma senti, ma non mi citare la parola perché io, a me non me lo devi dire. E Gesù a lui, e Gesù a lui, a Pietro. Immagina cosa avrebbe detto a te, che manco una volta. Non ti dico sino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Perciò il regno dei cieli è simile ad un re che volle fare i conti con i suoi servitori. No? Quando parla del regno dei cieli, io sono stato in una riunione, un pastore
dico purtroppo, siccome la visione delle cose non è, ognuno vive ciò in cui crede. Dice, chi può entrare nel regno dei cieli? La prima, la seconda, la terza. Ho detto, ma scusa, ma per te dov'è il regno dei cieli? Là, è nei cieli. Ah, ho capito. Hai ragione. Certamente lavorano per dopo. Ora ci siamo su questa terra. Dopo. Dice che il regno dei cieli, parlando del regno dei cieli, parla di qualcosa di... poi il Signore... è simile a un re che volle fare i conti con i suoi servitori. E avendo cominciato a fare i conti, gli fu presentato uno che era debitore di 10.000 talenti. E non avendo egli di che pagare, il suo signore comandò che fosse venduto lui, la moglie, i figli e tutto quello che aveva, e che il debito fosse pagato. Allora il servitore, gettatosi a terra, si prostrò dinanzi, dicendo: abbi pazienza con me, ti pagherò tutto. E il signore di quel servitore, mosso a compassione, lo lasciò andare e gli rimise il debito. Ma quel servitore, uscito, trovò uno dei suoi conservi che gli doveva 100 denari. Cioè una cifra, ma molto, 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 molto inferiore. Come dire, quello gli doveva 100.000 euro e questo 100 euro. C'era uno che gli doveva 100 euro. È stato condonato il debito di 100.000 euro. Poi lui, furbo, intelligente, scaltro, trovò uno dei suoi conservi e gli doveva 100 denari, e afferrato lo strangolava dicendo: paga quello che devi. Onde il conservo, gettatosi a terra, lo pregava dicendo: abbi pazienza con me, ti pagherò. Ma colui non volle, anzi andò, lo cacciò in prigione finché avesse pagato il debito. Ora i suoi conservi, veduto il fatto, ne furono grandemente contristati e andarono a riferire al loro signore tutto l'accaduto. Allora il suo signore lo chiamò a sé e gli disse: malvagio servitore, io ti ho rimesso tutto quel debito perché tu me ne supplicassi. Non dovevi anche tu avere pietà del tuo conservo, come ebbe anch'io pietà di te? E il suo signore, adirato, lo diede in mano degli aguzzini fino a tanto che avesse pagato tutto quello che egli doveva. Così così vi farà anche il Padre mio celeste. Sta parte non si conosceva, sta parte. Così vi farà anche il Padre mio celeste se ognuno di voi non perdona di cuore il proprio fratello. Lode Gesù Cristo. Lode Gesù Cristo. Hai perdonato di cuore? Io dico: Signore, io voglio perdonare di vero cuore tutti coloro che me ne hanno combinato di tutti i colori, cioè li perdono tutti io, perché voglio vivere bene con lo Spirito Santo, voglio stare nella pace, nella gioia. Voglio stare nel regno dei cieli, che è sulla terra. Il regno di Dio, il regno dei cieli, è sulla terra. Lo voglio vivere. Quindi devo perdonare tutto. Hai perdonato tutto? Tutto, tutto? Perdonasti? Dice pastore, tutto, ma tutto non si può. Tutto no. Là avete perdonato tutto, sala regia, siete nella gioia, eh? Avete perdonato tutto, 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 eh?
che se avete perdonato, Dio ci libera dall'afflizione. Dio ci libera dalla maledizione, lo sai? Tu vuoi essere liberato dalla maledizione, dall'afflizione, dall'oppressione? Una delle cause è questa. Hai perdonato di vero cuore? Signore, io voglio perdonare di vero cuore. Lode Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Poi verremo chiamati, cioè verrà, come dire, oggi ci sono, no? Quando tu fai una cosa vengono gli ispettori, viene verificata, la verifica. Anche in questo, no? Dice, pastore, ho perdonato tutto. Stai tranquillo, che verrà la verifica pure per te. Più mani alzi e più verifica avrai. La verifica è poi quella dello spirito, della verità. E vediamo se è vero, se hai perdonato. Lode a Gesù Cristo. E io ho visto che molte volte i miei nemici, quelli che mi erano, come dire, in quel momento nemici, poi il Signore me li dava nelle mani. Credetemi, 100%. Io ho avuto sempre nelle mani la possibilità di contraccambiare e dargli, diciamo, il dovuto con gli interessi. Ma ero così, per natura ero così. Nella vecchia natura avrei fatto feste, cioè, ora finalmente il mio turno. E poi capivo che ora, ecco, Tony Cristiano. Tu come ti chiami? Io oggi mi chiamo Tony Cristiano. Questi sono i mal di pancia. Lode Gesù Cristo. Io devo segnare, quando entrate, chiudete le connessioni. Lode Gesù Cristo. E quindi Dio poi ti darà l'occasione per perdonare. Perché noi ora abbiamo detto, Signore, perdoniamo, perdoniamo. Amen, alleluia. Eh? Perdoniamo. Amen. Tola, perdoniamo. Poi erano i fatti. Ci sarà il fatto concretus. Tu verrai quello proprio che ti ha calpestato, che ti ha detto, che ti ha fatto. Tu lo ritroverai davanti. Magari il Signore ti darà l'occasione tu di contraccambiare. E io ho detto, Signore, io voglio fare il bene. Quando ne ho avuto l'occasione, ho detto io, Signore, tu me l'hai dato, ora io voglio essere un tuo figlio, voglio fare il bene. Dimmi il bene che gli posso fare, dimmi l'aiuto che io posso fare, affinché questo spirito immondo che prima tormentava me, liberi pure gli altri, l'altra persona. Lode Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Vi posso assicurare che questa parola è certificata 100%. Si compie, si compie. Non solo questo, tutto il resto. Se questa si compie tutto il resto. Vuoi provarla? Prova a perdonare quelli che non riuscivi a perdonare sino ad oggi. Eh? Proviamo a perdonare. Gloria a Gesù Cristo. Così il rancore, la credine, che fanno parte del regno delle tenebre, vadano via da noi, via da noi, via da noi. Perché le anime che sono sottoposte a queste cose sono sotto un inganno e non riescono a vedere la via d'uscita, però sono convinte che poi
che dipende dal Signore, ma non è così. È il potere che è su di loro, che li schiavizza, li schiaccia, non vedono la via d'uscita, ed è il regno delle tenebre. Predicate l'Evangelo. Fategli vedere qual è la via d'uscita, la via della vita. Noi abbiamo questo dovere, predicare l'Evangelo. Predichegli la verità. E la verità di Dio li farà liberi. Libererà noi e loro. Ecco, i veri liberatori siamo noi. Lode Gesù Cristo. Alleluia. Alziamoci in piedi. Gloria a Gesù Cristo. Dai, tolla, ti ho interrotto. Dai, chiudi tu.